Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovati per questa nuova puntata di Volersi Bene in questo mese di novembre. Oggi è domenica 3 novembre 2019 e siamo arrivati alla 303esima puntata di Volersi Bene. Beh, innanzitutto mi auguro che stiate tutti bene in forma e che nuove persone si siano aggiunte in questa ideale carovana che sta attraversando il viaggio della consapevolezza e della conoscenza per permetterci di diventare delle persone, tra virgolette, più libere di usare la propria libertà. Io dico sempre che la differenza tra noi e gli animali è molto semplice. Gli animali nascono nel determinismo genetico, mentre noi nasciamo nell'indeterminatezza esistenziale. Sono due condizioni praticamente all'opposto. Il leone sa sempre da subito come dovrà comportarsi, l'essere umano dovrà invece scegliere in continuazione come porsi davanti alla vita, qual è lo scopo della sua vita, il senso che dovrà dare al suo divenire persona adulta, all'adolescenza, al lavoro, alla scuola, agli studi, alle amicizie, alle relazioni affettive, alla sessualità umana e via. Bene, allora io direi di iniziare subito questa nostra puntata, questa nuova puntata. Ricordo che questa trasmissione va in onda ogni domenica sera, a Dio piacendo, alle ore 21 in diretta dagli studi di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution. E ricordo che questa radio la potete seguire anche tramite la pagina Facebook ufficiale, che è Amici del Coach Pietro di Radio Evolution. Vi ricordo che potete anche collegarvi al mio blog, che è pietrolombardo.it, o altrimenti andare sul nostro canale di YouTube, dove CSE Evolution, dove troverete molti video, mini video in questo caso, ma anche c'è qualche puntata proprio registrata col video di Radio Evolution. Lo dico per chi magari è la prima volta che si mette in contatto con questa nostra radio. Siamo qui dunque perché vogliamo, come dicevo prima, riflettere e ragionare un po' insieme. E in questa puntata mi piace parlare di un nuovo argomento. Come sempre io cerco di preparare qualcosa che possa rappresentare uno stimolo. E in questo caso vi vorrei parlare di quali sono i tratti della personalità che agevolano il processo della resilienza. Perché questo è molto interessante? Perché questo ci mette un po' nelle condizioni di capire come noi stiamo vivendo la nostra crescita e soprattutto di comprendere se abbiamo o non abbiamo quei tratti che ci mettono nella condizione di essere più sereni, più fiduciosi, più tranquilli. Diciamo che questa cosa che vi sto per dire, ovviamente, è il frutto di anni di studio, per cui questa cosa che adesso noi stiamo per ascoltare non è una cosa improvvisata, ma è proprio il frutto di uno studio che è stato fatto, va bene, e che ci dice un attimino in che modo noi potremmo affrontare soprattutto i momenti più difficili dell'esistenza con una certa, come dire, resilienza. Voi sapete che la resilienza è la capacità di affrontare un vissuto di dolore, è un trauma, può essere un licenziamento sul lavoro, può essere la perdita di una persona cara,
può essere qualsiasi cosa, per cui la resilienza è la capacità che noi dovremmo avere di affrontare le avversità della vita, superarle e uscirne rinforzati o addirittura trasformati, no? Per cui diciamo che la resilienza non è solo la capacità di assorbire qualcosa, ma addirittura la capacità di trasformazione di un evento negativo in una possibilità di crescita e in una possibilità di nuovo equilibrio. Poi ovviamente qui dovremmo entrare nello specifico delle diverse situazioni e analizzarne una per una per capire quante differenze possono esserci caso per caso. Comunque sia, diciamo che i tratti della personalità sono quelli che noi sviluppiamo nel corso della vita. Ognuno di noi, crescendo, sviluppa alcuni tratti di sé. Questi tratti rivelano se noi siamo stati attivati dall'esterno, cioè se abbiamo ricevuto dall'esterno degli stimoli sufficientemente validi per far emergere delle caratteristiche di personalità che sono presenti, pensate, fin dalla nascita dentro di noi, ma che se non vengono, ripeto, stimolate dall'esterno, rimangono a uno stato di latenza, una forza latente, cioè qualcosa che c'è, ma che in realtà non è ancora forza vera e propria. Preciso anche, per non far confusione, che ognuno di noi ha la sua struttura genetica anche a livello attitudinale, temperamentale, per cui che ognuno di noi in realtà ha un suo vissuto proprio già genetico di approcciarsi alla realtà della vita, per cui non siamo tutti uguali dal punto di vista della nostra, ad esempio, sensibilità, cioè tutti abbiamo la sensibilità, ma non tutti viviamo la sensibilità nello stesso modo, con le stesse sfumature, con la stessa intensità, con la stessa finezza. Tutti siamo dotati di intelligenza, ma potenzialmente, ma non tutti poi in realtà andremo ad attivare lo stesso tipo di intelligenza, per cui ci sarà chi avrà un'intelligenza più intuitiva, chi magari avrà un'intelligenza più immaginativa, chi razionale, chi intrapersonale o interpersonale, musicale, matematica, insomma, poi in realtà, dicevo, ci sono tutta una serie di... Ma siccome noi sappiamo che quello che poi si sviluppa nel corso dell'esistenza è il frutto dell'interazione che abbiamo con l'ambiente, per cui tutte le ricerche ci dicono che se un bambino non viene messo in un ambiente che favorisce la sua autonomia o favorisce la sua intraprendenza, per quanto potrebbe avere la natura per essere una persona molto intraprendente, si vedrà come farà fatica, come sarà più lento o bloccato nell'esprimere questa sua caratteristica. Perché? Perché chiaramente ognuno di noi subisce dei cosiddetti condizionamenti ambientali. E questa è una cosa che non ci dovremmo mai dimenticare, che ognuno di noi subisce dei condizionamenti. Tutti noi subiamo dei condizionamenti. Nessun essere umano può pensare di venire al mondo e di non subire dei condizionamenti. Allora, vediamo un po'. Noi come esseri umani possiamo, ripeto, sviluppare delle tendenze che ci porteranno in diverse direzioni. Una delle tendenze che dovremmo saper sviluppare nel corso dell'esistenza è quella dell'estroversione. L'estroversione è quella particolare capacità umana di divenire persone socievoli, coraggiose ed entusiaste. Tre termini diversi. La socievolezza è l'andare verso gli altri. La persona estroversa però è anche coraggiosa,
cioè invece di rimanere bloccata nel suo di dentro, cioè nelle sue emozioni, nei suoi sentimenti, ha la capacità di agire, per cui ha la capacità di affrontare, per cui di andare oltre la difficoltà o oltre la situazione, per cui non ha l'atteggiamento di chi si nasconde, di chi, come Adamo ed Eva, si mettono dietro la siepe. La terza caratteristica è l'entusiasmo. Perché l'estroversione ha a che fare con l'entusiasmo? Perché l'entusiasmo è una forza che ci fa agire all'esterno di noi. Quando cioè una persona è piena di entusiasmo, è una persona che sta contagiando positivamente l'ambiente in cui è inserito, e la persona entusiasta non è mai ferma. Cioè una persona entusiasta non sta tutto il giorno seduta sul divano e dicendo come sono entusiasta oggi. Cioè non è possibile, per cui l'entusiasmo è un'energia vitale. Quando noi incontriamo una persona entusiasta, cosa ci colpisce di lei? La sua vivacità, il suo volto che irradia energia, il suo ottimismo, il suo darsi da fare. Provate a pensarci. Una persona entusiasta ci colpisce sempre perché ha un modo di porsi che è particolarmente positivo. Allora, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che l'entusiasmo è proprio la caratteristica di chi ha un atteggiamento che va verso la realtà, che si impegna nella realtà, che si dà da fare. Per cui, quando una persona sviluppa la socievolezza, il coraggio e l'entusiasmo, incomincia a mettere in movimento la sua tendenza estroversiva. Provate ad immaginare un bambino o una bambina che vive in un ambiente di persone depresse. Cioè di persone, e non sto parlando di depressi patologici, perché questi chiaramente sono facilmente anche individuabili, cioè di persone che non hanno mai iniziative, persone che non hanno mai la passione di fare qualcosa, persone che sono sempre, come dire, spente, sono sulla dimensione off, non sulla dimensione on. Ecco, provate voi a immaginare di trovare delle persone che sono così. Quale sarà secondo voi il risultato di questo? Il risultato di questo sarà che ci sarà la tendenza da parte di questi soggetti a rinchiudersi, a diventare più introversi, per cui a diventare poco socievoli, a diventare poco coraggiosi e soprattutto ad avere un atteggiamento stanco, un atteggiamento di monotonia, un atteggiamento di passività. Bello no questo? Bellissimo secondo me questo concetto. Ma c'è un altro tratto della personalità che noi potremmo sviluppare o non sviluppare. Sentite che bello, la disponibilità. Che bello trovare persone disponibili. Ora, la disponibilità, tre parole che definiscono e ci fanno capire se abbiamo o non abbiamo sviluppato questo, è la 1. Essere persone amichevoli, essere persone empatiche ed essere persone collaborative. Questo ci rende disponibili agli altri. L'amichevolezza è quell'atteggiamento, quel tratto dove noi stabiliamo una confidenza con altri esseri umani, dove abbiamo questo atteggiamento dove ci mettiamo non in una posizione di superiorità e tantomeno in una posizione di inferiorità, ma ci mettiamo un po' alla pari con queste persone e incominciamo con queste persone a stabilire un rapporto amichevole. Non sto parlando di amicizia, notate bene, sto parlando di un rapporto amichevole, per cui un rapporto, come si potrebbe dire, tra colleghi. Ecco, i colleghi teoricamente dovrebbero, tra di loro, dovrebbero avere un rapporto amichevole. I compagni di classe dovrebbero avere un rapporto amichevole. Gli insegnanti tra di loro dovrebbero avere un rapporto amichevole. Tutto questo per cui per dire che si è molto disponibili, perché l'amichevolezza porta a creare un clima di distensione, per cui si è disponibili verso l'altro. L'empatia,
Beh, l'empatia, abbiamo dedicato intere trasmissioni, appena uscito il mio recente video, le quattro modalità per sviluppare un ascolto empatico, lo trovate appunto su YouTube, ma l'ho pubblicato anche sul canale di Facebook. E lì l'empatia, questa predisposizione naturale che noi dovremmo avere di entrare nel mondo cognitivo, nel mondo affettivo dell'altro, per cui di riuscire ad avere questa doppia banda di frequenza, sia quello che pensa ma anche quello che sente, quello che prova, quello che vive dentro di lui, chiaramente fa la differenza. L'atteggiamento collaborativo è che quando c'è un problema, quando c'è una difficoltà, quando c'è l'imprevisto, quando c'è il contrattempo, si riesce a trovare con le altre persone quello spirito di collaborazione che renderà quell'imprevisto, quella difficoltà, quel problema non motivo di conflitto, motivo di ansia, ma un motivo per crescere insieme, per confrontarsi, per parlarsi, per collaborare con le rispettive forze e le rispettive capacità nell'affrontare la situazione contingente. Per cui se una persona è disponibile, automaticamente diventa amichevole, empatica e collaborativa. Bellissimo tratto, abbiamo parlato dell'estroversione e abbiamo parlato della disponibilità. Adesso dobbiamo parlare della coscienziosità. Che cos'è la coscienziosità? Una persona è coscienziosa quando è organizzata, affidabile e puntuale. Che belle ste parole. Innanzitutto organizzata. Un tratto distintivo delle persone che sono coscienziose è la loro capacità di avere un cosiddetto spirito organizzativo. Ora, per organizzazione non so cosa state pensando voi, perché poi bisognerebbe calarlo vero nella realtà di tutti i giorni. Certamente chi è organizzato ha una coscienziosità maggiore, perché vuol dire che si prepara, perché vuol dire che prevede, perché vuol dire che pensa. Sono anni che insegno ai miei dorati ragazzi, le mie dorate ragazze, che saluto se qualcuno mi sta ascoltando, di imparare che cos'è la coscienziosità nello studio, cioè la capacità di organizzarsi nello studio, dando loro proprio degli strumenti di organizzazione. E quando c'è questo, signori miei, siamo veramente avanti, anni luce, eh? L'affidabilità è il fatto che una persona è davvero affidabile. Affidabile vuol dire che se io ti do un compito o se io svolgo un compito, è sicuro che lo svolgerò fino in fondo. L'affidabilità è la certezza che quanto io sto intraprendendo verrà compiuto, che non sarà lasciato lì per strada, che non sarà un lavoro iniziato e mai finito, come spesso capita tra virgolette in Italia nelle opere pubbliche. Si inizia e non si finisce mai. Per cui l'affidabilità è un principio di coscienziosità, perché la persona coscienziosa è davvero affidabile, perché ha la coscienza dell'importanza di quello che fa, ha la coscienza di quel lavoro, quanto potrà poi incidere nella vita degli altri esseri umani, per cui si impegna affinché ciò che sta compiendo venga portato a termine nei giusti tempi. E la puntualità? Vogliamo parlare della puntualità? Perché è importante la puntualità? Perché la puntualità significa che una persona è responsabile di quello che sta facendo ed è puntuale nell'assolvere ciò che gli viene richiesto, è puntuale nel dirigere se stessa verso un determinato obiettivo. La puntualità, essere puntuali, non sembra, ma è indice di coscienziosità. Perché è chiaro che se io sono una persona coscienziosa, ho ad esempio un colloquio di lavoro e mi presento mezz'ora dopo, se devo prendere, un treno o devo organizzare un viaggio perché ho un impegno di lavoro e non sono puntuale e sono sempre in ritardo, perderò il treno, perdo l'aereo, perdo la possibilità di essere assunto in quell'azienda. Quante volte questo capita? Tante, sapete. Un altro grande tratto, bello anche questo, che ci fa capire come possiamo diventare più resilienti è la stabilità emozionale. Eh sì, signori miei, la stabilità emozionale vuol dire che una persona è calma, imperturbabile e che oltretutto è priva di, tra altre cose, invidia o di nervosismo. Beh, essere calmi è una grande conquista. Quando siamo calmi dentro, davvero possiamo affrontare qualsiasi evento. La calma ci dà la possibilità di raccogliere le nostre forze interne
per poterle poi utilizzare al fine di affrontare un evento doloroso. L'imperturbabilità, che non è l'indifferenza, che non è il cinismo, che non è l'empatia zero, è quando noi davanti a determinate situazioni rimaniamo imperturbabili, cioè non ci lasciamo sballottare qua e là da una reazione impulsiva o da una reazione emotiva che ci renderebbe fortemente instabili e alla mercé del problema stesso. Per cui l'imperturbabilità è un atteggiamento dove io sto ascoltando, sto osservando, sto rendendomi conto che nella classe di mio figlio c'è un determinato problema, che nel mio ambiente di lavoro c'è una situazione conflittuale o che eccetera eccetera eccetera, e con questo atteggiamento, che ripeto non deve essere scambiato per la persona indifferente, anzi qua non c'entra proprio niente la persona indifferente, attraverso questo atteggiamento io mi metto nelle condizioni di capire che cosa, no, posso fare. Per cui raccolgo le mie anche energie cognitive per analizzare, per razionalizzare, per sapere insomma come pormi davanti a quella situazione lì. In più, la persona che ha un'emozionalità stabile è una persona priva di invidia. Cosa c'entra questo? C'entra tantissimo. Perché quando noi invidiamo la vita degli altri, quando noi in qualche modo giudichiamo la vita degli altri, creiamo una forte dentro di noi instabilità emozionale. L'invidia genera rabbia, l'invidia genera malessere, l'invidia può generare tra le altre cose anche aggressività maligna. Per cui l'invidia non è una scelta che ci fa star bene, anzi l'invidia è una scelta che procura veleno alla nostra e nel peggiore delle ipotesi alla vita altrui. Per cui quando le persone sono troppo invidiose e per cui sono più concentrate su quello che gli altri hanno o perché a me questa roba gli altri no, questo diventa una forte instabilità emozionale. Si diventa dunque anche nervosi a causa dell'invidia. Il nervosismo è quella condizione per cui si è sempre inquieti, non si è mai in pace. Il nervosismo indica anche una stanchezza fisica e una stanchezza psicologica. Non tutti i nervosismi hanno ovviamente la stessa origine, però è chiaro che se io affronto un evento con un eccesso di nervosismo, potete voi ben immaginare come sarò in grado di gestire quello che mi sta capitando. Infine, andiamo all'ultimo. L'ultimo tratto che può aiutarci o non aiutarci a diventare più resilienti è sicuramente aver sviluppato delle buone doti intellettive. Qui ci sarebbe tanto da dire, però una cosa è certa, una delle cose più importanti che noi dovremmo sviluppare, pensate che molti non la sviluppano, perché questo forse non si sa, ma non è che tutti hanno questa dote, è la cosiddetta capacità immaginativa. Cioè, la capacità di prevedere e vedere dentro di me che percorso io potrei fare, in che modo potrei affrontare un determinato obiettivo, come raggiungere una meta, come uscire fuori da questa situazione difficile. Perché l'immaginazione è molto importante? Perché la capacità immaginativa è come stendere una sorta di canovaccio attraverso cui poi io saprò in che modo venire fuori da quella situazione difficile. L'immaginazione mi fa andare oltre la situazione contingente e mi fa vedere la soluzione, e addirittura mi permette l'immaginazione di indovinare, non nel senso a casaccio, ma nel senso di intuire a quali persone, a chi rivolgermi, che percorso fare per venire fuori da una situazione di difficoltà. Per cui se l'intelligenza non è matura, se l'intelligenza non ha maturato, si farà molta fatica, perché se non sembra, ma l'intelligenza aiuta tanto le persone
a uscire fuori dal dolore, a uscire fuori dalle situazioni difficili, sapete. Cioè l'intelligenza ci aiuta tantissimo in questa direzione, ma veramente tanto, 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 tanto. Ed è per quello che anche l'intelligenza si dovrebbe, tra virgolette, sviluppare. Dunque, di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di estroversione, di disponibilità, di coscienziosità, di stabilità emozionale e di intelletto, di intelligenza. Ecco, queste diciamo cinque, no? Queste cinque realtà sono quelle che ci consentono più facilmente di superare i momenti difficili. Perché questo è davvero un dato molto interessante. È come se noi avessimo con queste cinque doti, queste big five, no? questi cinque grandi punti, una possibilità in più di metterci davanti alla situazione traumatica o a una situazione di difficoltà. Meno questi fattori sono sviluppati, cioè più siamo introversi, poco disponibili, poco coscienziosi, instabili dal punto di vista emotivo e con doti intellettive poco sviluppate, più faremo fatica ad affrontare un momento di difficoltà. Ecco perché, e qui chiudo questa bella trasmissione, ecco perché quando poi ci si trova davanti a una situazione di difficoltà o chi lavora con persone che sono in difficoltà, bisogna capire su quale di questi cinque punti lavorare di più. Perché è chiaro che se una persona ha una forte instabilità emozionale, per quanto si possa fare un buon lavoro, rimarrà disturbata da questa agitazione, da questa continua ansia, da questa continua, come dire, sofferenza interiore, da questo nervosismo che non le permetterà di dare del suo meglio. Bene, cari amiche e cari amici, siamo dunque arrivati alla fine di questa trasmissione. Abbiamo dunque detto che ci sono questi elementi: l'estroversione, la disponibilità, la coscienziosità, la stabilità emozionale e l'intelletto, che ci possono ad aiutare ad affrontare in modo più maturo, in modo più resiliente, soprattutto in momenti difficili della vita. E dunque è importante sapere che questi tratti possono essere sviluppati, o questo ci tengo a dirlo. Naturalmente poi ognuno avrà il suo modo di essere estroverso, disponibile, coscienzioso, cioè non è che queste cose sono, come dire, uguali per tutti, però sapere che c'è la possibilità di crescere in queste cinque direzioni è davvero molto importante, perché ci dà la possibilità di migliorare il nostro status interno e per cui di affrontare con maggiore serenità questo viaggio. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare lunedì 4 novembre alle ore 9 e alle ore 22, la potrete poi trovare sulla nostra pagina della radio, sulla home di Radio Evolution, e vi ricordo che potete sempre, se volete, scrivere e dirci che cosa ne pensate scrivendo a radioevolution.vr@gmail.com. ripeto, radioevolution.vr, che sta per Verona, @gmail.com. avete anche naturalmente il 347 78 14 134 per mandare un vostro messaggio, sia vocale tramite WhatsApp o scritto. Ringrazio Sara per la sua preziosa collaborazione e regia. A Dio piacendo, noi ci ritroveremo il 10 di novembre per la 304esima puntata. Grazie di cuore e naturalmente godiamoci questo novembre, vi raccomando le castagne, mangiatevi un po' di castagne calde che sono veramente buone, soprattutto fanno tanto bene. Vi ringrazio e naturalmente il viaggio continua. Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.